Buongiorno ragazze, benvenute in questo nuovo vlog, nuova giornata. Oggi è martedì mattina, ho fatto il letto, mi sono preparata, ho riordinato un po' la casa, gli spazi. Più che altro ho riordinato la camera da letto fino ad ora, perché ho un nuovo tavolino, una nuova scrivania, proprio qui dove siete appoggiate, e adesso questa camera è diventata anche il mio studio per lavorare. Sì, io e Filo viviamo qua a Milano in un bilocale. Quindi non posso pretendere chissà quale studio, stanza dedicata al lavoro. Qua gli affitti costano davvero tanto. Martedì mattina c'è un sole stupendo, proprio meraviglia in questi giorni. Io sono super felice di questa cosa. Oggi voglio fare una cosa molto divertente. Ho pensato di portarvi con me in questa giornata. Mi voglio mettere subito un po' di olio per le labbra perché le sento super... Devono essere idratate. L'obiettivo di questa giornata è andare alla ricerca di un trench, perché adesso mi sono innamorata e sono in fissa con i trench, nei negozi vintage a Milano. Quindi andiamo alla scoperta di questi negozi. Ve li mostro, vi faccio vedere che cosa si trova. Comunque avete visto, è da ieri che ho iniziato a stendere il fondotinta con le mani. E mi piace molto anche perché questo fondotinta qui, che ve l'avevo fatto vedere nell'ultimo vlog, è lui di Tarte. Questo qui è tipo una CC cream, la definirei, perché non è un vero e proprio fondotinta, ma è una crema che comunque uniforma il viso e molto leggera. Mi piace tantissimo su di me. Io devo dire che non ho tante imperfezioni al momento, solo rossori, punti neri, e quindi è proprio. L'adoro sulla pelle, non la sento, mi piace un sacco. Correttore, non vi sto neanche a dire qual è perché lo voglio cambiare. Questo non mi piace tanto perché si mette nelle pieghette, si infila tra le pieghette, è una cosa che odio, ma al momento solo questo e mi dimentico sempre di andarlo a comprare nuovo. Voi come state? Come va la vostra settimana pre-pasquale? Io e Filo abbiamo comprato due uova di Pasqua nelle ultime settimane e le abbiamo già aperte entrambe questo weekend. Una era tipo da, boh, era piccolina, neanche 300 grammi, cioè insomma media, e un'altra era da 700 grammi, abbastanza grande, e ancora nel frigo in questo momento c'è l'uovo e infatti sono spesso tentata in queste giornate di ogni tanto andare lì nel frigo a prendere un pezzo di cioccolato. Un po'. Tra l'altro sono super super felice perché prestissimo rivedrò la mia famiglia. Io sono super legata alla mia famiglia, non vedo l'ora di tornare, di rivedere i miei genitori, mia nonna, i miei cugini. Veramente io mi manca la mia famiglia, lo dico qua. È proprio bello tornare dove sai che le persone ti conoscono, ti amano per quello che sei e sei libero di essere te stesso, è bellissimo. Ne avevo proprio voglia perché sono 2 mesi che siamo qua a Milano. Abbiamo cambiato casa, ci siamo trasferiti qui, ora ci siamo un po' stabilizzati col lavoro, con tutti i contenuti che sto facendo, le persone che sto conoscendo, insomma, è veramente frenetica la vita qua, quindi ho bisogno di staccare un attimo. Che poi, quando sarò lì a casa, farò anche un bellissimo decluttering, sicuramente, cioè io penso di filmarlo. Fatemi sapere, volete il decluttering primavera estate? Oddio, è caduto quel... Lo volete il decluttering primavera estate? Mi sposterò, lo farò sia nella casa dei miei arimini, quindi nel mio vecchio armadio, sia in questo armadio qua. Unirò il tutto, farò un mega decluttering estremo, proprio voglio essere estrema. Tra l'altro, stamattina sarei dovuta andare a far colazione con una ragazza che non dico amica perché ancora non ci siamo mai viste dal vivo, una ragazza che ho conosciuto tramite i social, ma purtroppo al Covid. Giulia, se stai guardando questo video, mi dispiace, che brutto. È stata super carina perché me l'ha subito detto e ha evitato di mettermi a rischio e quindi, tra virgolette, per fortuna che non ci siamo viste perché se no lo prendevo anch'io, cavolo, poi mi vedevo con la famiglia e non voglio immaginare che cosa poteva succedere. Io fortunatamente sto bene. Mi godrò comunque insieme a voi la giornata. Tra l'altro, ragazze, vi devo far vedere, a proposito di make-up, che cosa mi ha inviato Sephora qualche giorno fa. Io stavo impazzendo e ve lo devo assolutamente condividere con voi. L'ho filmato perché veramente urlavo dalla gioia appena
vi faccio vedere, guardate. Ieri ho ricevuto una mail per cui sono letteralmente saltata dalla sedia e sono troppo felice di questa cosa, quindi assolutamente ve la devo far vedere. Non so quando questo spezzone verrà pubblicato, ma io lo filmo ora, oggi. Perché voglio condividere questa emozione con voi. Che cosa è successo? Mi ha contattato tramite mail un'agenzia di Milano, molto famosa anche tra l'altro, cioè la conoscevo, la seguo già, per inviarmi un pacco speciale personalizzato, c'è scritto, da parte di un brand che io adoro tantissimo. Il pacco è arrivato in portineria qua, dove vivo, quindi ora andiamo insieme a ritirarlo. Metto le scarpe perché... non voglio andare di fuori, di sotto con le ciabatte. Sono venuta di sotto il mio portiere a prendere il caffè, adesso sta arrivando. Ciao. Grazie! Ciao, buona giornata! Ragazzi, ci rendiamo conto? Sono troppo troppo emozionata, veramente. La prima volta che mi succede che Sephora, un brand così grande, così che stimo tantissimo, mi manda qualcosina, e sono veramente curiosa, anche perché appunto al press day, come vi dice... No ragazzi, tra l'altro ieri ho fatto le unghie nuove, non ve le ho fatte vedere, ok, passo da un argomento all'altro, scusate. Vi piacciono? Che cosa ne pensate? Allora, vi dico la verità, volevo queste unghie col French pastellino, però ad esempio questa qua la volevo azzurro, ma purtroppo non c'era l'azzurro bello pastellino disponibile, e le unghie le faccio da Babette Milano, se vi interessa. Tornando a noi, allora... Il press day di Sephora è stato veramente un sogno per me. Ho incontrato tante ragazze, donne bravissime che mi hanno spiegato il dietro le quinte di ogni brand, di ogni creazione, di ogni prodotto, e veramente ho trovato dei marchi favolosi. Tra l'altro poco fa avete visto anche nell'ultimo vlog che avevo comprato da Sephora dopo il press day questo qua di Rare Beauty, perché mi ero innamorata, blush in crema. Quindi ora scartiamo insieme. Oh mio Dio, Huda Beauty, non ci posso credere, ma il pack meraviglia. Sweet Talker, la colorazione che ho ricevuto, meraviglia. Questo lo proviamo sicuramente insieme. Abbiamo un Olaplex, mai provato. Anche questo lo vedremo presto. Bella questa crema. Non ci credo, un lip injection di Too Faced, questo magnifico. Mario Badescu, cleanser. Ci sono dei prodotti veramente molto molto interessanti, molti per i capelli che non vedo l'ora di testare, ma anche questi ovviamente, cioè... adoro. Io per il make up impazzisco, soprattutto per questi packaging bellissimi. Proveremo tutto insieme o qua su YouTube o sulle storie, su dei reel, su Instagram, su TikTok. Qual è la cosa che vi incuriosisce di più e di quale vorreste una recensione? Fatemi sapere. Piccola riflessione su questi prodotti gifted, ragazze, non sentitevi tipo l'ansia del... lei li ha, io no. Ho ricevuto questi prodotti dopo tantissimi anni che faccio questo lavoro, che faccio contenuti sui social, che ci metto molto impegno nel farli, perciò cercate di capire la situazione, non provare invidia nei miei confronti, nei confronti delle influencer che fanno questa cosa, che fanno vedere questi prodotti. Vorrei trasmettervi tranquillità, farvi capire che dietro
il ricevimento di questi prodotti c'è un lavoro incredibile e ogni singola content creator che riceve questi omaggi dalle aziende veramente ha un lavoro grandissimo alle spalle di anni, di competenze, di tante cose. Perciò questo che è successo a me oggi non è una cosa così facile da ottenere, non si ottiene subito, non si ottiene facilmente e in più io adesso ho proprio la voglia di condividere con voi i miei pensieri su questi prodotti, dato che mi sento così fortunata nell'averli ricevuti. Spero di avervi fatto capire il concetto, che cosa intendo, spero di avervi parlato da amica e spero di avervi rassicurato per evitare appunto questa sensazione magari un po' di invidia che si può creare nei confronti delle content creator, perché anche io in passato un pochino le ho provate, però veramente dietro c'è un lavoro assurdo, incredibilmente grande, che neanche ci immaginiamo per alcune persone. Quindi detto questo, procediamo con la giornata. Ho già iniziato ad utilizzare dei prodotti, più avanti in questi vlog vi faccio sapere come mi trovo, soprattutto con alcuni prodotti skincare che sto testando, ne sto testando uno alla volta, vi devo dire la verità, perché voglio effettivamente vedere la mia pelle, come cambia, come reagisce. Non voglio darvi opinioni in maniera affrettata. Raga, andiamo ad applicare insieme lui, il blush in crema di Rare Beauty, colorazione Hope. Bellissima, innamorata di questo blush. Ho visto un video di una ragazza che se lo applicava in questo modo e ora lo faccio anch'io. Ha fatto così per portarsi il colore in entrambe. Andiamo. È una cavolata questo metodo. Oddio. Testiamo metodi di TikTok in diretta. Il blush è stupendo, ragazze, ne approfitto per dirvelo perché, cioè, se vi piace prendetelo, costa 22 euro e è la vita, ne basta veramente pochissimo e vi dà quell'incarnato sano, salutare per l'estate, è meraviglioso per questa stagione col sole, guardate, poi ne basta veramente pochissimo, lo adoro, miglior acquisto make up di quest'ultimo periodo. Anche per le sopracciglia sto utilizzando un gel fissante che ha anche un po' di colore, però non mi sta soddisfacendo. Sto puntando dei prodotti Benefit e probabilmente li comprerò. Oh no, avete visto, ho fatto un casino. Probabilmente li comprerò a breve. Ta-da! Makeup terminato per oggi. Che ne dite? Vi piace? Molto semplice, da tutti i giorni, sapete. Prima di iniziare a lavorare, lavatrice. Ed ecco qua, questa è la mia scrivania per quando lavoro ultimamente e questo è il tavolino, ragazze. Tengo sempre una candela da accendere perché, non lo so, è quel simbolo che mi fa dire ok, devo lavorare. Questo qui è il mio quaderno per le note, insomma, dove prendo appunti, cose, idee. Questa è la mia adorata agenda, lo sapete benissimo, ve ne ho parlato anche nel video come funziona il mio lavoro. Ve l'ho detto che lei per me è fondamentale. Poi qua c'è l'astuccio con un po' di colori, cose e ovviamente il computer, me lo chiedete sempre, è un MacBook Pro, non ricordo di che anno perché io, vi giuro, mi dimentico queste cose, lo amo, senza touch bar. Cosa vi ho detto poco fa? Che avendo l'uovo di cioccolata nel frigo, mi viene voglia di mangiarne un pezzettino, adesso a metà mattinata, ma ci sta, perché mi ero messa a lavorare, almeno magari mangio qualcosina. Mi dà un po' più carica per lavorare, non so, tutte scuse, comunque ora prenderò un po' di uova di Pasqua, eccolo qua nel contenitore, adoro. Ta-da! Tra l'altro io amo i pezzettoni, quelli giganti, tipo lui, guardate, wow, quali prendo? Prendo questi due pezzettini piccolini. Raga, che buono l'uovo di Pasqua. Che buono il cioccolato in realtà. La soddisfazione di spuntare quello che
appena fatto. Quanto è bello. Comunque sono super felice perché ho appena creato una nuova guida su Instagram. Le guide sono tipo una sorta di contenuti che rimangono per sempre sulla pagina Instagram. Vi faccio vedere così capite. Le guide si trovano qui. E ho creato lei. Per ora ho 4 guide, ma le sto aggiornando spesso perché le amo e le trovo super utili. Allora, look per cerimonie. Quindi ho scritto una breve descrizione. In questa guida includerò i migliori brand, secondo me, per cerimonie. Ho trovato questo completino troppo bello da mango, ragazzi. L'ho messo al primo posto. Quindi sì, se vi va andate su Instagram e scoprite un po' questa guida. Spero vi sia utile. Sono morta, guardate. Mi ha scritto Alfredo, il portiere di casa, e un paio di volte che mi scrive quando arrivano i pacchi. Quindi andiamo a prenderlo. Ho recuperato il pacco, come ogni mese è arrivata la Degusta Box. E dato che stiamo vloggando, chi sono io per non farvi vedere che cosa c'è dentro nella box di questo mese? Tra l'altro è anche ora di pranzo, quindi questa box promette bene, è arrivato il momento giusto. Non è una collaborazione, è una cosa che faccio io, però se vi interessa c'è un codice amico con cui potete fare la prima box a 7,99 mi pare. È un abbonamento mensile, però volendo potete prendere la prima box e poi disdire l'abbonamento. Insomma, fate voi. A me piace un sacco, quindi io è un abbonamento che faccio volentieri. Ta-da! Ok, volantini. Se mi seguite su Instagram forse già sapete che io amo fare la spesa e quindi amo questa box anche per questo motivo. Perché qua ci sono sempre dei prodottini nuovi, insomma, andiamo a vedere. Allora, questi mi ispirano tantissimi, tipo dei crackerini al pomodoro origano, che belli. Poi, oddio, cioccolata, io le amo loro, le Ritter Sport, salted caramel, che buono. Anche questa l'ho già assaggiata in passato, buonissima, buona. Possiamo parlare del pack di questa pasta, antica pasta di Gragnano, Napoli, ma meraviglia. Poi, un altro di questi. Qui cosa c'è? Cos'è? Cristalli di sale marino. Ok, non so. Salsa di soia, fermentazione naturale. Super carina, mai visto questo brand. Vediamo. Qui abbiamo le galatine. No, non mi dite che sono a forma di coniglietti. Al latte con cuore, alla fragola, mela e limone. Non ci posso credere. Poi abbiamo un Esta Tè Zero. Vero infuso di fogli di tè, pesca. Abbiamo loro, che cosa sono? Caramelle morbidelle fritz. Ok, vediamo questo che si intravede. Farina di tipo zero di grano tenero Manitoba. Vogliono che faccio il pane e croissant? Ok, si può fare. Questa la lascio nella box perché ho paura di sporcare il letto. Vediamo un po', c'è una birra. Birrificio Angelo Poretti 00. Cosa cambia? Delicata e profumata, ma che bello, analcolica. Non ci credo, ma che forte. Infine abbiamo Play Piada, gioca con tutto il ripieno del mondo, sottilissima, morbida, avvolgente. Una piada, insomma, per fare burrito, piadina. Apri e chiudi, sigillo di garanzia. Ecco perché adoro questa Degusta Box, perché ogni volta scopro dei prodotti super carini che mi piacciono un sacco. In tutto ciò, raga, mi ero scordata che era finita la lavatrice, ora vado a stendere i capi di fuori. Sto preparando il pranzo, utilizzo questa bowl super carina perché non lo so, per il riso mi piace mangiare qua. Se non l'avevate già vista in altri vlog, questa è lei, la salsa di soia che utilizzo io, presa proprio a Chinatown qua a Milano. Vado, poi dopo mischierò. Tra l'altro, Wuster e salsa di soia, non so se vanno d'accordo, ma proviamo. Mi sono apparecchiata bacchette perché adoro mangiarlo con le bacchette. Adesso lo mischio un po'. Solitamente guardo una serie TV, ma ora è uscito il video che ho fatto con la Valerie, quindi guarderò il suo video mentre mangio.
Allora, ragazzi, ho deciso di assaggiare loro. Ecco qua, che carino. Ma buono. Questi per l'aperitivo, buonissimi. E buon pomeriggio, eccomi qui, sono tornata dopo la mia pausa pranzo. Mi sono rilassata, ho guardato dei video su YouTube, ho guardato un po' di cosine, insomma, mi sono un po' impigrita. Però ora sono le 3:30, 4, è ora di andare, iniziamo il nostro tour per i negozi vintage di Milano. Prima vi faccio vedere l'outfit, anche perché voglio un consiglio su questo pantalone, voglio sentire la vostra opinione. Allora, t-shirt semplice, bianca, in cotone, l'ho creata io tra l'altro questa qua, con la scritta "The future is yours to create", e questa qui è una giacchetta in similpelle, con le frange che adoro veramente, presa su Vinted, quindi usata, pagata pochissimo e mi piace un sacco. Motori a parte, questi sono i jeans che ho pensato di indossare oggi, sono a costine, fatti in questo modo, ecco, così li vedete. Però ragazze, insomma, mi conoscete, non sono tanto nel mio stile, sono un po' larghetti, sono stupendi, il modello veramente sta benissimo. Però penso che questa sarà l'ultima volta che li indosserò e poi li venderò. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate nei commenti. Ora partiamo, andiamo alla ricerca, alla scoperta dei negozi vintage di Milano. Alla fine questo è l'outfit, ho messo appunto, come vi dicevo, la maglietta sotto la vestina sportiva, questi sono i pantaloni. Tra l'altro li ho dovuti anche stringere qua in vita facendo il trucchetto di TikTok, non so se lo conoscete. Mi stanno larghetti appunto. Vestibilità carina, però se mi guardo non è proprio al 100% il mio stile, ecco. Mi salva la mia adorata borsa, che io amo questo brand, lo dico sempre, la Belle Rose. Arrivata! Questa è la Viona. E ragazzi, la metro è tipo lì. Raga, proprio adesso ci sono dei lavori qua davanti, quindi non è super carina esteticamente, ma la location è... qua. Tra l'altro c'è scritto tutto a 20% di sconto. Questa è tutta la vetrina. Non sembra grandissimo. Ciao. Il sogno nel cassetto, il libro di Umana che ti porta nel mondo del vintage, degli stili e delle tendenze dagli anni 50 agli anni 90, sull'ambiente anche grazie ai tuoi piccoli gesti. Il sogno nel cassetto. Vintage, bellissime le selezioni di giacche, questi tipi di capi. Camerino, tutto in questo modo. Proviamo questa qui. E un'altra camicetta, vediamo. Anche le spalline imbottite. Cioè, raga, questo è anche sporco. Non ci sta. Allora, esperienza un po' deludente. Io ho chiesto anche perché cercavo appunto il famoso trench che vi sto ripetendo. Purtroppo non c'erano più. Non ho trovato tante cose belle, ve le ho fatte vedere, molte camicie, colori sì, ma in realtà alcuni erano anche sporchi. Inoltre c'è sempre quella puzza un po' di chiuso, che non rende, diciamo, l'ambiente super intrigante dove per fare shopping, insomma, vi faccio capire. Cioè io vi condivido proprio onestamente la mia esperienza. Adesso passiamo alla seconda tappa di oggi, che si chiama Lo Specchio di Alice. È un altro vintage shop qua a Milano, sempre in zona Navigli. Vediamo. Guardate dove sono finita, zona Navigli, e questo è il Naviglio qua a Milano. Che bello, poi col sole in questi giorni veramente stupendo. Sono arrivata in corso Porta Ticinese 64, proprio davanti a me c'è Lo Specchio di Alice, vi faccio vedere. Taran! Eccolo qua, sembra molto carino. Diverso da Umana Vintage. Non ci posso credere. È chiuso. No.
cioè qua sembra veramente che abbia delle cose super carine. Possiamo solo guardare la vetrina. Cioè guardate, c'è anche una giacchetta con le frange. Sono troppo triste. Ho deciso di andare in un altro Mana Vintage che è a 10 minuti da qua, da questa zona. Quindi ora andiamo e speriamo di trovare un trench. Via De Amicis 43. Questo raga da fuori sembra più grande e vedo anche dei trench, andiamo a vedere. Giretto finito, allora non ho trovato il trench ovviamente che cercavo. Devo dire carino, sicuramente questo è un po' più carino rispetto a quello dei navigli perché è un po' più grande. Per non farci mancare nulla andiamo anche al terzo negozio vintage shop di Umana Vintage che si trova in Duomo. Raga vi giuro la stanchezza si inizia a far sentire, mi sto spostando un po' in tutta Milano, adesso sono in zona Duomo. Ok, entriamo. Ho appena sentito Filo e mi raggiunge qua, adesso sono praticamente dove? Al Duomo ragazzi, sono arrivata fin qui e facciamo un bel aperitivo, cioè aperitivo tra virgolette perché lui prende una birretta e ci sediamo qui a parlare un po', a chiacchierare. È arrivato Filo! Tra l'altro è un po' che non ti facevi vedere. Vuoi dire qualcosa? Sono mancato sicuramente. Vuoi dire qualcosa? Però finite lavorare, sono stanco. La Carolina dietro so, ci può dare della busta box, sì, non me lo può. L'hanno fare. Anche visto, adesso lo tiro fuori. Vediamo la reazione di Filo. C'è anche se qualcosa di buono, un biscotto, vediamo. Ma che Boccadito, tomato e origano. E quello e basta, cosa c'è? Sono buonissimi. Certo, grazie. Io ce n'erano due nella degusta box, io ne ho finito un pacchetto oggi. Quello di questo qua intero. Sì, perché sono buonissimi. Buoni! Le costini. Sì. Tornata a casa. Mi sono già messa in abbigliamento comodo perché è la prima cosa che faccio appena arrivo a casa dopo che sono in giro. Ora ho una fame incredibile. Stasera ho organizzato una diretta con chi mi segue su Instagram alle 9:30. Quindi tra un'oretta circa ho anche quella cosa lì da fare. Sono molto contenta perché parlerò di una cosa che mi tormenta da un po'. E per me parlarne con chi mi segue, comunque con chi mi capisce, chi mi conosce, è un bel modo per confrontarci, discutere e parlarne insieme. Quindi molto contenta di questa cosa. Cosa abbiamo stasera per cena? Pinzimonio. Ah, poi c'è la burratina da mettere sopra, una c'è cosa. E la pasta sfoglia, abbiamo fatto una simil pizza perché abbiamo fame. Non abbiamo tanta voglia di cucinare, quindi tac, questa in forno e via. Bene, ho fame. Comunque che buono il finocchio in pinzimonio, me l'ha fatto scoprire Filo, io prima non lo mangiavo. Mentre aspetto che si cuocia la pizza, la pasta sfoglia, insomma chiamiamola come vogliamo, volevo fare un recap della nostra giornata di oggi. Allora, siamo state in vari posti per lo shopping vintage qua a Milano. Devo dirvi la verità, per ora un po' delusa. Abbiamo esplorato per bene Umana Vintage. Devo dire che per ora non sono super soddisfatta di queste scoperte vintage che abbiamo fatto oggi a Milano. Sono sicura che ci sono tante chicche nascoste, tanti negozietti nascosti, magari un po' sconosciuti. Infatti vi invito a lasciare un commento se conoscete appunto dei negozi dell'usato, del vintage, negozi che mi consigliate di andare a vedere e che poi
volete che magari mostro nei video, insomma andiamo ad esplorarli insieme. Purtroppo non ho comprato nulla, ho provato delle camicie come avete visto ma non mi piacevano, una era anche sporca, ci sono rimasta per male. I prezzi di quelle due camicie che abbiamo provato erano una 9 euro, l'altra 12 euro, ma in questi giorni non so come mai c'era il 20% di sconto in tutti gli Humana Vintage qua a Milano. A proposito di shopping vintage, al momento nel mio armadio posseggo questa meravigliosa giacca imbottita nelle spalline, stupenda ragazze, veramente è una delle mie preferite. E questa qui l'ho presa al Remira Market, che è un altro mercatino vintage a Milano che vi consiglio tantissimo, c'è ogni due domeniche del mese. È un mercatino con persone selezionate, ci sono delle chicche bellissime. Il costo magari è un po' superiore rispetto a Humana Vintage, però ad esempio io ho trovato questo blazer con il suo pantalone, quindi sempre gessato in questo grigio, come vedete, grigio topo, l'ho pagato in totale 20 euro, quindi ragazze pochissimo. E questo era il recap, però devo dire che l'esperienza di andare nei negozietti e sperare di trovare qualcosa di carino è comunque divertente e ci sta. Ce ne siamo! Vai! Vai! Aiuto! Quella com'è? Oddio. No, mi sa che anche nell'ultimo vlog mangiavamo la pizza. Infatti, penseranno che mangiamo sempre la pizza sgelata. Comunque, adesso guardiamo di Louis It. Non so se lo guardate voi, per me è super carino come programma. È bellino. Bravo amore. Poco faccio la diretta. Tra l'altro mi sono presa questo qui, raga, ma quanto è carino. Vi ricordate stamattina che ho aperto la Degusta Box? Dentro c'erano le galatine al latte, ma non avevo capito che erano tipo delle caramelle gommose. E questa è al limone perché il coniglietto ha il cuoricino giallo. Quanto è carina, poi è buonissima. Comunque questa è la postazione, la luce è quel che è. E, però ho pensato, insomma, è proprio come una videochiamata tra amiche. E quindi, insomma, cioè, non ci deve, non serve che sia super perfetta. Diretta finita ragazze, sono super super felice di averla fatta. Vorrei fare più dirette su Instagram, ecco questo sì, quindi yes. Adesso vado di là, andiamo a vedere che cosa sta facendo Filo. Non riesco neanche più a parlare dopo mezz'ora di diretta dove parlavo solo io, leggevo i commenti, insomma. Andiamo a vedere che cosa sta facendo Filo. Secondo voi cosa sta facendo? O guarda video su YouTube. Pronte. Fai finta di dormire. La serata si conclude così. Filo e io sul divano che guardiamo Elite. Adesso c'è la partita stupida che boh, non si sa perché. Stiamo guardando la partita. Guardiamo Elite e buonanotte.